figata è che l'aereo non è pieno e quindi ho scelto un posto dove sono completamente libero e sono solo. Per il viaggio, grande lettura, Carlo Pizzighini, Pep Guardiola, storie, aneddoti, evoluzione tattica. Credo che sia un libro a tema, ecco. Adesso partiamo. Queste ragazze sono le spiagge della Francia, dove molto probabilmente hanno fatto insomma il film di Dunkirk. Non credo sia proprio lì che l'abbiamo fatto il film, ma è dove effettivamente si è ambientato, perché proprio nel canale della Manica iniziamo a intravedere il Regno Unito. Ragazzi, barba da rifare, completamente da aggiustare, appena arrivato. Adesso vado a prendere la stazione che mi porta in centro a Manchester. Ragazzi, sono davanti all'impianto, ma non voglio portarvi là. Voglio andare prima nel pub Meredith's Bar. Voglio entrare lì dentro. Voglio bermi una birra in mezzo ai tifosi del Manchester City, voglio un po' farvi vedere quella che è l'atmosfera. Siamo 2 ore prima della partita, ragazzi, perché siamo venuti in questo pub? Per una semplice ragione. La birra qua è un elemento fondamentale nel calcio e la scusa per ritrovarsi prima, ma è stata anche la genesi del calcio inglese. C'è un video di Germanini che vi consiglio di andare a vedere. Fatto sta, ragazzi, che i grandi proprietari dei pub, quando hanno visto che la gente non andava più al pub ma andava a vedere le partite di calcio, allora lì i proprietari hanno deciso di investire pesantemente sulle squadre di calcio e quindi c'è questo binomio assoluto birra e pub. Fantastico. Fuori c'è un negozietto, ragazzi, di fish and chips che vende delle stecche così di patate e fish, è uno spettacolo. Poi, ragazzi, quando sono fuori dallo stadio vi faccio vedere un po' l'atmosfera. Ragazzi, è la fila per il fish and chips, che è una roba allucinante. Qua c'è già atmosfera. Ragazzi, l'ingresso è molto simile a San Siro quando bisogna salire su nelle torri. Giusto per farvi capire, io sto facendo il percorso, ma guardate là. Sto entrando a vedere questa semifinale, sono stra emozionato e ho anche fame, perché nel mio corpo c'è un caffè, una birra bevuta al pub, non ho mangiato un cazzo, quindi ho una fame da lupi. Io dovevo essere uno di questi qua, però ora vado a mangiare, era giusto per fare l'ingresso in campo. Stadio ancora vuoto, bello, però non mi dispiace. Sembra più brutto dalla TV, invece dal vivo è molto carino. Madonna. Questa, ragazzi, è la zona invece pub e allo stesso tempo anche food. Giusto per vi faccio vedere il corridoio dalla tribuna e continuo e spezzetto. Grande attesa per questa partita, quindi c'è ambiente. Real, ragazzi, Courtois, Militao, Carvajal, Alaba, Mendy, Federico Valverde, poi Kroos e Modric, ovviamente, davanti Benzema e Vinicius e il buon Rodrigo. Questa è l'11 del Real. Qua c'è ancora un sole e tra un quarto d'ora inizia la partita, ma perché? Perché qua ovviamente viene via il sole molto più tardi e poi c'è il fuso orario di un'ora, per cui cambia tanto, c'è ancora tanta luce. Il sole pare che abbia ancora un'oretta buona prima di tramontare e ce l'ho di fronte. Però si vede, ragazzi, in maniera perfetta. Fare le coreografie sono un po' come la Juve, eh. Niente di particolare. Le Champions League semi-final! Please.
grande azione, bellissimo, bellissimo, bellissimo inizio. L'ho preso così al volo, era molto sfocata ma clamoroso. Si è mangiato il gol qua, mangiato un gol clamoroso. Però che City, ragazzi. Foden si è mangiato un altro gol. Però attenzione, perché questi episodi poi pesano. Insomma. Altro spauracchio. Karim the Dream. Primo tempo meraviglioso, intanto, ragazzi, una roba stratosferica, le qualità. Intanto iniziano ad andare a prendere le birre, siamo già al 37esimo. È pazzesco, pazzesco la velocità, la tecnica con la quale veramente interpretano sta partita. Ora vi faccio vedere un po' la tifoseria del Real. Il Jesus dopo i 4 gol della settimana, della partita scorsa, ragazzi, è un fire, completamente un fire. Tanto la signora si guarda dal video e dice: ma sto qua che fa? Signora, sto commentando la partita perché poi lei sarà su YouTube. Punizione dal limite, fallaccio su Gabriel Jesus, che ripeto è un fire. Adesso ce la vediamo, speriamo bene. Io, ragazzi, voglio essere di 80, invece 6-4. Di quelle partite storiche a cui ho assistito, quindi devo sperare nel gol sempre. Invece non ribattuto. Fine primo tempo, sto scendendo a prendere una birra se riesco. Spettacolo, non so che cazzo dire, spettacolo. Giusto un po' di consumismo al fine primo tempo, strapieno. Però hanno anche un bel servizio di intrattenimento, oltre alla musica. Gli highlights. E questo, ragazzi, negli stadi italiani in genere c'è solo nelle aree ospitali. Non mi hanno aspettato, sono già ripartiti. Avevano fretta, non hanno aspettato che mi bevessi la birra. Che stronzo. Parata, palo, ho visto di tutto, ragazzi. Partitone, pazzesco. È assurdo, è assurdo. 3-2. Stiamo vedendo una partita assurda. Vediamo le reazioni di Pep. Vabbè, come è finito? Sta parlando lì con qualcuno probabilmente.
certo è un 4-3, ragazzi. Incredibile, incredibile. A 3 partidazzo, ragazzi. No, vabbè, Yoesi Sanga, addio. Finisce così questa sfida. Io, descrivetevela voi un po' come l'avete vista, che cos'è stato, perché è pazzesco dall'esterno all'interno alla gara stessa. Complimenti a entrambe le squadre. Ora c'è il ritorno a giocare e c'è un solo gol di scarto. Vedo tanti che festeggiano, ma occhio, occhio a dar per morto questo Real. Signori, da Manchester è tutto. Ci vediamo poi col video del rendiconto, sui costi, insomma, tanti contenuti ancora su questa trasferta. Un abbraccio. Ragazzuoli, ho finito ora di montare. Manca un gol e non riesco a capire dove cazzo è finita la clip di Bernardo Silva. Devo migliorare anch'io nella creazione di questi vlog, però era importante iniziare. Insomma, ho assistito a una partita stra-emozionante, tante piccole chicche, poi entreremo nel dettaglio nella questione rendiconto, no? Su quanto ho speso, la camera d'albergo nel quale sto, quanto ho speso, di voli, come mi sono organizzato e vi posso dare qualche consiglio. Il biglietto, quanto l'ho pagato, insomma, vi dico un po' di cose, un po' anche sull'organizzazione che c'è all'interno dell'Etihad Stadium, su come si vive, che atmosfera c'è. Entrerò nel dettaglio su questi aspetti qua. Signori, questo è tutto, spero che vi piaccia questo vlog. Sono veramente felicissimo di aver assistito a una partita così importante, ecco. Veramente devo ancora metabolizzare. Buonanotte, cioè per me buonanotte, per voi buona giornata, godetevi sto video.